Ciao a tutti dal vostro fisico, benvenuti a questo video. Oggi sono qua con i ragazzi di Rosso 5 Games. Ciao. Siamo a Milano, in una galleria d'arte molto carina, dopo la vedremo durante un gameplay. E niente, in questa prima fase del video vorrei conoscere un pochino meglio i ragazzi. Sono Fabio, ciao. Simone, Francesco. Francesco e Simone, scusate, Francesco e Simone. E allora, niente, raccontateci un po' cosa fate, cosa avete fatto, come vi siete conosciuti. Allora, noi siamo un trio di game designer, progettisti di giochi da tavola. Ovviamente ci siamo conosciuti in due fasi successive. Io e Simone abbiamo iniziato a lavorare insieme su Junkwars, che è il primo gioco da tavola che abbiamo pubblicato come Rosso 5 con Mosca Bianca. Sime è un designer, quindi si è occupato proprio di tutto l'aspetto del vestito grafico come delle illustrazioni del gioco, mentre io ho curato l'aspetto di gameplay, di sistema. Successivamente, lavorando al nostro prototipo che vedremo oggi, Art of the Century, abbiamo incrociato Fabio che ha sposato subito il progetto e quindi si è unito. Da lì ci siamo dedicati non solo ad Art of the Century, ma abbiamo iniziato anche a pensare a nuovi prototipi di giochi che pian pianino sviluppiamo con l'obiettivo poi di portarli a un editore o di trovare degli sbocchi produttivi per i prototipi che funzionano. Perfetto. Junkwars, che tipo di gioco è? Junkwars è un gioco di carte, poco deck building, perché ci sono pochi elementi di costruzione del mazzo. Uno contro uno, due contro due, nel senso che si gioca sempre una fazione contro un'altra fazione. È ambientato in un universo post-apocalittico, cyberpunk, in cui ci sono quattro fazioni, una fazione rappresentata dal suo mazzo e il giocatore gioca con una fazione. Le meccaniche fondamentali sono l'assegnazione di risorse. Ogni turno si generano le due risorse fondamentali, che sono materia e spirito. La loro composizione determina le azioni che poi potrai fare con le carte che rappresentano le truppe del tuo esercito. E sul posizionamento, nel senso che a seconda di come posizionerai le carte sul gioco, su una, due o tre linee di battaglia, determini un po' la tattica che userai, nel senso la semplicità o la difficoltà di colpire certe unità, certi poteri che possono essere più efficaci in una linea piuttosto un po' come il vecchio mago in Final Fantasy, diciamo, dove il mago stava nelle retrovie. Io originariamente era un po' nato pensando anche al sistema di Final Fantasy. Si vede che l'hai detto tante volte questa cosa qua. Cosa che hai spiegato tante volte. Sì. Beh, giustamente, caso. Meno male. meno male. Io Junkwars l'ho conosciuto tramite voi, prima non l'avevo visto, so che da poco l'ho distribuito anche su Amazon. Sì. E prima era soltanto in qualche negozio specializzato invece? Allora, della distribuzione poi si occupa principalmente l'editore, che è Mosca Bianca Edizioni, che è un editore di Roma, che era principalmente un editore di libri di fantascienza. Ah, ok. Questo è il suo primo gioco. Io collaboravo con loro come illustratore con Mosca Bianca, con Mosca Bianca per delle copertine di libri o raccolte. Sto ancora collaborando un po' per alcuni loro uscite. E loro avevano messo un open call, se non sbaglio, su Facebook proprio, dicendo: ah, vogliamo aprirci a questo mercato del gioco da tavolo. Se avete delle proposte, fatele a mandateci una mail, no? In realtà questo gioco qua aveva tutt'altra ambientazione all'inizio. Sì. Si chiamava Rage Against the Mythos, un nome secondo me bruttissimo, cioè al limite del, però lui è molto affezionato a questa cosa. Soprattutto non avevo avuto controproposte. Ah, ok. Esatto. Ed era ambientato nella storia, no? Cioè nell'età classica. Però Mosca Bianca, essendo un editore appunto di fantascienza, l'abbiamo riambientato in un universo appunto post-apocalittico e... mi sembra che funziona, era grande. Sì, anche perché comunque abbiamo fissato le cose che sì, bisogna certo. fissare per renderlo coerente con l'ambientazione. Sì. No, poi per risponderti alla tua domanda dei canali distributivi, Mosca Bianca le distribuisce direttamente, tramite il sito di Mosca Bianca, oppure sul suo ludopub Mystery Beast a Roma, e poi pian pianino nei giochi specializzati che hanno conosciuto il gioco e hanno preso delle copie. Ho capito. E tu quando ti sei inserito all'interno di Rosso 5? Quest'anno, a gennaio, c'è stato qualche mese prima un evento di autori in gioco, nell'associazione che frequento, dove loro hanno portato un prototipo che è Art of the Century. Mi è piaciuto molto,
e poi ho trovato i loro contatti, gli ho chiesto proprio di poter partecipare allo sviluppo del gioco, che secondo me ai tempi pensavo già praticamente pronto, anche concluso, solo da limare. Poi comunque ci abbiamo ancora lavorato molto e poi lavorando insieme a Dark of Dissentry abbiamo capito di trovarci bene anche a livello poi sia professionale che umano, e quindi sono entrato nel team. Ottimo. E adesso Art of Dissension invece adesso è quasi pronto sostanzialmente? Sì, è finito praticamente, a parte la parte legata alla produzione vera e propria, cioè alla ricerca dei materiali e dei fornitori, ha una parte di, diciamo, di oggettistica molto particolare, che però andrebbe definita con un editore, cioè non è una cosa che possiamo fare noi in toto. Diciamo. Quindi non pensate tanto a un Kickstarter? L'abbiamo escluso fino a poco tempo fa, ora potrebbe essere, ci stiamo ancora pensando, giusto? Sì, perché in realtà ultimamente Kickstarter sta diventando la piattaforma principale, cioè non solo per piccole realtà ma anche per grandi editori, vedi alla voce Waken Realms o che so, l'ultimo della... Beh, ma anche lo stesso fatto che la nuova edizione di Zombicide va su Kickstarter. Anche, esatto, sì, Dracamon, pensare, grazie. Cioè, che bisogno hanno, però certo. Va a pensare. Però è esatto, sì, perché comunque, nel senso, forse questa cosa, questa sorta di mecenatismo che si sviluppa all'interno della... questa idea di mecenatismo, mm-hmm. Cioè di finanzi un progetto che ancora non esiste, ci credo, faccio delle promesse, ho delle promesse. Sì, sì, cioè una roba nuova, secondo me ancora dobbiamo capire come approcciarci, secondo me... Io ho tutta una serie di riserve sul Kickstarter. Tra l'altro perché ora come ora sta diventando anche più uno strumento per comunque realtà strutturate. Sì, quindi adesso per noi questo non è il primo lavoro, nel senso che tutti e tre facciamo soprattutto altro. Quindi seguire un progetto su Kickstarter da soli è molto impegnativo. Sì, richiede parecchio tempo, immagino. Per ora non abbiamo... stiamo cercando un editore classico, che poi magari sarà lui a seguire il progetto con Kickstarter. Certo, sì, chi sì, lo sì, sa. Sì, 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 sì. Però per ora siamo in questa fase, poi si vedrà, non escludiamo nulla. Però penso che sia il caso comunque di tentare una via più classica. Ok,